Ciao ragazze, ritorno con un video di nail art e questa volta vi mostro come effettuare l'effetto marmo. Allora, gli occorrenti da utilizzare sono uno smalto semipermanente bianco o un gel color bianco, un gel color nero molto pigmentato, molto coprente deve essere, per questo non utilizzo il semipermanente, un pennellino ultra sottile, uno 00 o 30, e un pennello invece con delle setole un po' più doppie che servirà per bagnare poi il gel color nero con del cleaner, e quindi ci servirà anche appunto il cleaner. Come prima fase andiamo a stendere il nostro colore bianco. Ne farò due passate per renderlo più coprente. Vi servirà anche un lucido con dispersione. Prendiamo poi quindi il nostro lucido, in questo caso io utilizzo quello là di Aglia, l'Extreme Top Shine, e lo andiamo a stendere sul bianco. Il lucido non va catalizzato. Ora prendiamo il pennellino ultra sottile e il gel color nero e andiamo a fare su questo lucido non catalizzato delle linee molto a piacere, cioè non devono essere delle linee precise, anzi più imprecise sono più ci daranno l'impressione di essere un effetto marmo. Io preferisco farne molto poche di linee, non riempire troppo il bianco, perché altrimenti dopo si fa un mappazzone che è brutto esteticamente. Dopo aver fatto queste linee, prendiamo il cleaner, lo mettiamo magari in un vasettino e prendiamo il nostro pennello con delle setole più grandicelle, lo andiamo a impregnare nel cleaner, lo bagniamo e andiamo a tamponare le nostre linee fatte col gel nero con questo pennello bagnato. Quindi il gel color nero tenderà ad aprirsi, tenderà a sfumarsi, andando a creare queste venature marmoree. Naturalmente dovete essere voi a cercare di dosare quanto più possibile il cleaner e il gel colorato nero. Una volta che avrete completato questo passaggio e sarete soddisfatti del risultato, andate in lampada. Potete anche andare ad intensificare con il pennellino ultra sottile del nero quelle zone che magari volete un po' più marcate. Questo è il risultato finale. Come vedete è un effetto molto semplice e molto carino da replicare e spero che il video vi sia utile. Se avete delle domande lasciatemi pure un commento. Ci vediamo al prossimo.